E cominciamo con buonasera a tutti, un saluto molto cordiale a tutti voi. Vedo in sala alcuni amministratori comunali dei comuni vicini, vedo tanti tecnici, tanti amici, tante persone interessate a questo convegno, a questo seminario organizzato dal Collegio Provinciale dei Geometri Laureati della provincia di Arequipa, che ha come tema una nuova cultura dell'ambiente e del costruire. Ovviamente la mia presenza qui è solo di moderatore e ho accettato di buon grado questo invito da parte del Presidente Antonio Santosuosso per due motivi: perché non si può dire no ad Antonio Santosuosso per la sua squisita personalità, capacità di essere di guidare con maestria il Collegio Provinciale dei Geometri Laureati, e naturalmente il secondo motivo si lega ad un ricordo che intendiamo fare, quello di Romolo De Fulci. Ed è meritorio questa iniziativa del Collegio Provinciale dei Geometri Laureati, perché Romolo De Fulci non è stato un personaggio qualsiasi, non è stato solo un tecnico che ha dato lustro e onore alla professione dei geometri, ma è stato anche un esponente politico, un amministratore che ha lasciato il segno in questa città, in questo territorio, anche per aver rivestito cariche importanti che sono andate al di là della sfera comunale. E quindi di fronte a questa situazione che viviamo molto spesso oggi di oblio per i personaggi che ci hanno preceduto, per le persone che hanno dato il loro impegno per il nostro territorio, ricordare Romolo De Fulci diventa un motivo di orgoglio anche per la città e naturalmente un motivo di grande gioia e soddisfazione per i familiari. Io naturalmente non posso non ricordare questo personaggio perché ho avuto con lui, quasi, anche se molto più anziano di me, una frequentazione e una forma di collaborazione continua negli anni Ottanta, perché lui già consigliere comunale e assessore, io nel 1985 diventato anche io consigliere comunale e assessore comunale, ho avuto modo di vedere da vicino di che pasta fosse questo personaggio, e devo dire che è stato per me e per tanti altri una guida, un modello, perché Romolo De Fulci impersonava quello che dovrebbe essere un amministratore comunale, una persona attaccata al paese, attaccata ai problemi, che li sa guardare, che li sa affrontare, ma che soprattutto li sa discutere senza pretese, senza arroganza, senza così quella superbia che ogni tanto caratterizza gli amministratori locali, gli amministratori comunali. Romolo De Fulci era un vulcano di idee, sapeva come muoversi, sapeva cosa fare, ma soprattutto sapeva come porgere i problemi e come arrivare a delle soluzioni. Per cui quando ci ha lasciato, tutti quanti noi abbiamo avuto una sensazione di tristezza enorme, perché si perdeva un amico, si perdeva un maestro. È stato un innovatore in tutti i campi, sia nel campo professionale che nel campo politico. Basta immaginare che chi seguiva prima le campagne elettorali, sonnacchiose, fatte di comizi particolari dai balconi, per esempio, Romolo De Fulci ha introdotto qualcosa di innovativo che ha rivoluzionato i rapporti tra chi è che doveva richiedere il voto e chi glielo doveva dare. Quindi ha instaurato con gli elettori un rapporto particolare fatto di grandi amicizie, di grande schiettezza, ma soprattutto anche di grande appariscenza, perché sapeva come interpolare il popolo, come portarlo a discutere dei problemi locali. Basta pensare che io ho visto le statistiche ad Ariano, quando ci si candidava al Consiglio Comunale, raggiungere 700-800 voti di preferenza era un grande record quando si votava con le quattro preferenze. Romolo De Fulci, al primo impatto che ebbe con l'elettorato, raggiunse 1300 voti, fino a raggiungere
in altre occasioni ben 2600 preferenze, il che significava che era un uomo del popolo, che era un uomo che sapeva stare con la gente, che sapeva soprattutto ascoltare, e questa era la sua grande capacità, ascoltare e poi agire. E lo abbiamo visto in tutta la sua attività al comune, alla comunità montana, negli altri enti ed istituzioni, naturalmente anche nella professione. Io ho l'ultimo ricordo che voglio dire di Romolo, voglio ricordarlo qui prima di passare la parola agli ospiti, è una vicenda che abbiamo vissuto tutti, il Covid. Era il marzo, era il febbraio del 2021 ed erano cominciate ad Ariano come altrove le vaccinazioni. E quindi, come voi sapete, si procedeva per scaglioni, prima le forze dell'ordine, poi i medici, poi le persone, diciamo, disabili, gli anziani. E quando è stato il turno degli anziani, noi giornalisti che stavamo lì quasi tutti i giorni davanti all'ospedale, stavamo a intervistare. E capitò Romolo De Fugna, che venne a fare la vaccinazione. Ora immaginate, una persona di 85 anni poteva anche stare a casa sua, invece si vaccinò e accolse di buon grado, così l'invito a rispondere alle nostre domande. E ho rivisto questa intervista, l'ho rivista nel mio archivio, e mi sono commosso perché a distanza di 3 anni ho riscoperto che era un inno alla vita. Romolo De Fugna diceva: ma come, tutti ci dobbiamo vaccinare? Perché la vita continua, dobbiamo stare nelle professioni, dobbiamo, chi deve amministrare, chi deve correre, chi deve portare un pullman, chi deve fare il poliziotto, chi deve insegnare. Cioè aveva questa grande visione della vita, che anche a 85 anni per lui vaccinarsi, sottoposto anche a tutte quelle, diciamo, cose che si dicevano negativamente sulla vaccinazione, per lui non comportava problemi. E quindi questo ricordo di questa persona che aveva sempre il sorriso sulle labbra e che aveva sloganato lo slogan RDF, che non voleva significare Roma De Fugna, ma in dialetto significava fratelli da fare, cioè era un invito a tutti noi ad essere protagonisti della vita. E con questo spirito, con questa commozione, io voglio chiudere qui il mio ricordo, ribadendolo a voi, passando la parola al vice sindaco, grazie a lui, che ci darà sia saluto istituzionale al posto del sindaco Franzi, che è impegnato in altre occasioni, e sia come assessore all'urbanistica, quindi se vuole anche anticiparci qualche notizia. Grazie. Io porto i saluti del sindaco che è impegnato in un'altra sede istituzionale di me, quindi era molto dispiaciuto di non essere qui. Saluto tutti, ci sono gran parte dei tecnici arianesi, geometri e i relatori, per cui ringrazio, mi consentiranno i relatori, Antonio Santosusso, il presidente del Collegio dei Geometri, persona attiva, massima attenzione al territorio, ai temi, all'agenda, a quella che è la discussione relativamente a una questione molto complessa che è quella che ha a che fare con la trasformazione del nostro territorio. Saluto Vincenzo per questo suo lavoro di moderatore, sempre attento anche nella sua, come dire, esperienza politica, anche vicina a Furia. Il nostro urbanista, che è l'architetto Castiello, professore Feola, Francesco Santosuosso e Claudia Comino, che ho conosciuto prima dell'inizio dei lavori. Anche io personalmente ho un ricordo di Romolo De Fugna, io l'ho conosciuto in effetti nei suoi anni, diciamo, di quiescenza, se così si può dire, cioè come vicino di casa. Persona squisita, attento, perché mia madre, persona anziana, che abitava accanto a lui, non passava giorni in cui non avesse dato un occhio, se la mattina aveva cominciato le sue attività, durante la giornata c'erano sempre scambi molto cordiali. Quindi ho un ricordo di una persona finita, intensa, un autentico signore. Certo, lui è stato protagonista di una fase di profonda trasformazione del territorio di Ariano. Quindi, come assessore all'urbanistica, ahimè, devo misurarmi quotidianamente con una materia alquanto complessa, ma che sento molto affine a quella che è la mia quotidianità.
formazione culturale, perché l'urbanistica è una disciplina giovane come la storia dell'arte, in effetti, come dire, codificano il loro linguaggio e la loro epistemologia nella seconda metà dell'Ottocento. Per chi ragiona di urbanistica, di solito pensa ad un groviglio come dire, complesso di leggi su cui confrontarsi, di regole, regolamenti, l'urbanistica è il documento, un piano urbanistico è il documento più politico che esista, perché attraverso un piano urbanistico, come dire, si rappresenta quella che è l'idea della città e attraverso i processi di normalizzazione, inteso come norma, ovviamente si cerca di regolamentare quello che spesso non è facile da regolamentare, soprattutto in contesti come i nostri. Sicuramente l'uomo di fuori è stato un uomo che ha vissuto la trasformazione del nostro territorio in queste fasi molto complesse, quando in effetti non c'era un vero strumento, ma c'era un programma di fabbricazione, c'era da gestire anche un'altra fase, quella, diciamo, forse dove c'è stato il punto di svolta che ci restituisce quello che era oggi il territorio, cioè le costruzioni fuori sito dopo il terremoto, che andavano a incidere su quelle che erano le zone agricole speciali e portavano, ahimè, ad una scelta che, di cui oggi paghiamo un po' le conseguenze, cioè un'atomizzazione del territorio di Ariano. Quindi dal punto di vista urbanistico Ariano è un complesso molto difficile, ma questo lo sapete meglio di me, lo sapete raccontare meglio di me. Cioè una città storica che si sta desertificando e purtroppo, Vincenzo, tu lo ricordi bene, c'erano i politici del tuo tempo che dicevano: ragazzi, attenzione alla desertificazione del centro. Quindi mentre diciamo, nel territorio si sviluppavano dei centri che erano quasi dei villaggi, possiamo intendere, portando a quell'atomizzazione, il centro storico cominciava a svuotarsi. Oggi questo fenomeno è ancora più visibile, si può addirittura averne contezza, perché si lega a un altro fenomeno, quello del calo demografico che la città sta vivendo. E negli ultimi tempi è diventato eclatante, perché le persone hanno cambiato le loro abitudini. Noi stiamo cercando di invertire un po' questa tendenza, cioè riportare all'interno della città dei luoghi. Luogo significa un posto dove ci si aggrega, ci si incontra, e stiamo cercando di modificare in qualche modo anche la percezione della città. In questi giorni avete visto le vele, chiaramente non è un'idea originale nostra, è il grande buon Renzo Piano che ha messo in campo questo gioco. Ecco, proprio per cominciare a inculcare alle persone una percezione diversa di luoghi. E soprattutto stiamo cominciando a ragionare su come restituire la città al pedone, quando forzosamente il circuito medievale veniva invece affidato agli automobili. Quindi tutti gli interventi sulla città erano interventi massivi che intendevano a creare lo spazio adeguato agli automobili. Oggi stiamo cercando di invertire questa tendenza. Ovviamente l'operazione che stiamo facendo è un'operazione complessa, forse non facilmente comprensibile, che vuole restituire quella connotazione storica alla città. Ovviamente noi stiamo lavorando, e qui c'è il nostro buon urbanista che poi racconterà meglio di me quello che sta succedendo, noi stiamo lavorando a una variante urbanistica che è l'elemento motore della trasformazione, cioè l'insistenza sul nostro territorio, perché diciamo che la stazione Irpinia esiste sul territorio di Ariano, ma questo francamente significa pochissimo, cioè nel senso che la stazione Irpinia è un'infrastruttura fondamentale che interessa tutta l'Italia meridionale, quindi non interessa, anche se esiste sul territorio di Ariano Irpino, ha ben altra valenza, e così va intesa. Noi stiamo intervenendo con, con la nostra variante ad hoc, perché finalmente Ariano poi si dotò nel 2010 di un piano urbanistico. Mi perdonerà l'architetto Castello se lo chiamo piano urbanistico riparatore in qualche modo, perché andava a normalizzare tutta una serie di vicende, di disordine. Di disordine sul territorio, quindi cercava di mettere ordine su ciò che era effettivamente disordinato. Ovviamente ci sono delle difficoltà enormi dal punto di vista urbanistico della città, cioè quello che vivete tutti quotidianamente, che è questo traffico di carrito che ha strozzato e imbottigliato, diciamola tutta, la città, perché non c'è stata una pianificazione, un'attenzione a quello sviluppo che andava verso Valle Ufita. Per cui oggi c'è impossibile immaginare di avere una strada a tre corsie o qualcosa che favorisca in qualche modo il traffico.
Chiaramente siamo intervenuti con un progetto ambizioso, quello di ripristinare dei percorsi che consentiranno alle aree, quelle del piano di zona in particolare, di trovare uno sfogo, per così dire, cioè di alleggerire il traffico di Cardito, di valorizzare dei tracciati che solo gli aranesi in genere conoscono, di valorizzarli, di migliorarli e di efficientarli per consentire, diciamo, un alleggerimento del traffico. Ovviamente la variante al PUC alleggerisce anche il PUC precedente in un'ottica che è quella di salvaguardia del territorio, quindi c'è una sensibilità nuova, un'attenzione nuova alla salvaguardia del territorio. Purtroppo noi viviamo un dramma quotidiano che è quello dell'aumento dell'incidenza delle pale eoliche sul territorio, al di là di chi crede che sia la soluzione a tutti i problemi e chi invece si sente depauperato da questa massiccia presenza, che andrebbe regolamentata, ma dove il comune, ahimè, ha poco spazio, può dire molto raramente la sua. E questa è un'altra questione che, diciamo, di quello che guardiamo oggi e vediamo oggi dobbiamo affrontare. Ovviamente è una materia molto complessa, ripeto, che ha una valenza politica fondamentale che ha a che fare molto con la visione della città. Diciamo che a breve noi arriveremo all'approvazione di questa variante e ci sarà la fase delle osservazioni, per cui già da ora io vi invito ad una City Week, l'abbiamo chiamata, cioè una settimana intera in cui discuteremo non solo della variante al PUC, per cui inviteremo tutte le categorie, quindi i geometri laureati sono ovviamente invitati a dire la loro anche attraverso osservazioni, quindi dato tecnico, ma inviteremo le varie categorie, per cui tutti i cittadini saranno coinvolti, oltre a incontri che ci raccontano quella che è la nuova dimensione anche, diciamo, di consapevolezza sulla qualità del territorio, per esempio relativamente all'archeologia. Per cui io, diciamo, vi affido il resto del tempo ai lavori e soprattutto mi auguro che ci sia una capacità, proprio una condivisione profonda proprio delle scelte, che comunque sia l'occasione di un confronto autentico e soprattutto ci si ponga un obiettivo, cioè di rispondere a un quesito: cosa vogliamo fare del nostro territorio e di questa città. Quindi grazie per questa opportunità e ancora un ricordo a voi. Entriamo allora nel vivo l'assessore provinciale, assessore consigliere provinciale Laura Cepetto, per il presidente della provincia. Buonasera a tutti, buonasera a questo tavolo così importante di relatori e buonasera ad altrettanto a questo pubblico così qualificato anche rispetto alla materia trattata. Vi porto innanzitutto i saluti del presidente della provincia, che ci teneva ed era in procinto, avevamo altri programmi per il pomeriggio, ma un impedimento di salute improvviso non gli ha consentito di stare qui oggi pomeriggio. Colgo con piacere l'occasione per salutare i parenti tutti del compianto Romolo De Furia, e al quale voglio, insomma, rivolgere un pensiero. Ci uniscono le radici, San Liberatore, quindi sono molto legata a questo personaggio politico, ed è stato un politico molto vicino alla gente, delle contrade, delle campagne. Ha fatto arrivare effettivamente la politica, l'ha portata lui, l'ha veicolata nelle campagne. Ed mi ricordo che accanto, insomma, ci dicevano anche, si raccontava un aneddoto, che accanto, insomma, avevano le varie immagini della Madonna, le immagini religiose, c'era il santino di Romolo De Furia nelle campagne arianese. Ed è vero, era amato, era stimato e lo vedevano come punto di riferimento, ed un politico, una persona
soprattutto, che poi la persona racchiude il politico, il geometra, l'uomo, a cui io chiedo scusa se do le spalle a qualcuno, a cui potersi, a, lo vedevano vicino, quindi era la persona a cui tutti potevano rivolgersi, non lo vedevano, insomma, lui non si poteva sul piedistallo, era un uomo del popolo, era un uomo per il popolo. Quindi ecco, e quella rappresentava, me l'ha detta anche nelle mie prime, sì, primi tempi, nella mia fase iniziale dell'esperienza politica, come non possiamo dimenticare che è stato presente sia quando appunto rivestiva ruoli politici, ma lui fino a quando è rimasto in vita ha fatto i manifesti di auguri per le feste sempre. Quindi ecco, la sua vicinanza, la sua partecipazione alla vita dei cittadini ce l'ha trasmessa sia come uomo politico, sia come anche quando era un semplice cittadino, che semplice in realtà non l'è mai stato, perché ha sempre dimostrato una grandezza alla quale noi che ci mastichiamo adesso di politica dobbiamo ispirarci. Quindi ecco, un saluto affettuoso a voi parenti. E che dire, il tema dei temi, il tema importante è il tema della, il tema urbanistico, riguarda sicuramente anche l'ente provincia, la riforma della legge urbanistica ancora individuato delle competenze provinciali, ma quello che insomma noi già prima e adesso è quello che i nostri strumenti urbanistici, la nostra attività politica locale, poi provinciale e andando poi a regionale, vari livelli superiori, deve essere improntata al rispetto del territorio, al rispetto di questa terra, alla rigenerazione. Nel nostro architetto Pio Castiello non si parla di ristrutturazione, ma si parla di dare nuova vita a quello che già abbiamo, e abbiamo troppo, perché abbiamo consumato suolo, abbiamo voglio dire valanghe di cemento. Ora dobbiamo dare nuova vita, dobbiamo rigenerare, si parla di rinaturalizzare e quindi ecco, dobbiamo dare maggiore spazio a quello che la natura ci chiede, al rispetto, perché quello che oggi noi affrontiamo, i disastri idrologici, il clima, il caldo, dipendono tutti da questa nostra mancanza di visione che abbiamo avuto in passato. Oggi forse è il tempo, e anche la normativa ce lo impone, di rispettare il nostro territorio. Non voglio togliere tempo a questa platea e a questi relatori così qualificati. Buon pomeriggio. Grazie all'assessore provinciale. Consigliere. Assessore, perché la delega c'è. E diamo l'invito del seminario con il presidente dell'Ordine dei Geometri, e naturalmente mi compete anche l'obbligo di salutare gli illustri ospiti e relatori, Pio Castiello, l'architetto che parlerà sulle nuove esigenze e sulla sostenibilità urbanistica, Marcello Feo, professore di diritto urbanistico dell'ambiente, Francesco Santosuoso, sostenuto per l'opera del Tribunale di Campobasso, e Claudia Corre, naturalista. La parola a Santosuoso. Grazie Vincenzo, grazie per aver accettato l'invito a moderare questo seminario. Io è chiaro che, nonostante sia abbastanza abituato a parlare oggi, mi sento un po' emozionato. Devo ringraziare tutti voi per la presenza, vedo sindaci che ringrazio anche per il disturbo continuo sui WhatsApp che ho fatto, l'assessore Molinari, vedo consiglieri comunali del nostro comune, di maggioranza e di opposizione, e questo mi fa notevolmente piacere, perché la materia che vogliamo affrontare oggi è una materia che sicuramente deve unire e deve dividere assolutamente, perché dobbiamo
guardare al futuro della nostra città, ma non solo, ripeto, al futuro della nostra valle di Ufita, intesa anche come infrastrutture che si stanno in qualche modo realizzando in questa valle. Quindi grazie davvero per questa presenza. Vedo, devo ringraziare la famiglia tutta per la presenza, la famiglia del geometra De Furia, al quale mi lega non solo una valentia, non solo il fatto di aver condiviso con lui un pezzo della mia vita dove mi sono formato, e se oggi riesco ad essere qui a rappresentare il collegio, non mi posso. Lo devo a lui perché mi ha imparato tante cose, una visione straordinaria del territorio, lo diceva il vice sindaco prima, ma devo dire che Vincenzo brillantemente l'ha ricordato, ma lui aveva, caro architetto Castillo, grazie per aver non solo essere presente, ma aver condiviso tutto quello che abbiamo fatto, grazie al professor Venti, grazie alla professor Guido, grazie al dottor Santosusso. Io ammetto che sono ospiti che probabilmente non conoscevano Romolo, devo dire che lui aveva una visione futuristica ampia. Basti ricordare che non c'è, caro architetto Pedro, ti saluto e ti ringrazio per la presenza, non c'è una contrada che non abbia oggi, ancora oggi, una tabella indicatoria per far capire dove siamo. L'altro giorno io passavo per una zona di Ariano e vedevo una tabella, ma un po' sbiadita, con la scritta, i miei concittadini lo sanno, Pignatale. Vorrei ispirare tanti giovani di oggi, anche consiglieri che sappiano dove Pignatale. Questo era Roma, lui aveva questa volontà, voglia di stare vicino alla gente, di andare nelle zone. Non c'è una strada che io non abbia imparato in 185 km quadrati di superficie di questo comune che io non abbia percorso in campagna elettorale insieme a lui. E lui la mattina, quando doveva uscire, dico questi aneddoti perché li chiamo, quando assessore Cognani, quando si doveva uscire a annunciare i comizi, e ci andava lui con la sua macchina, con la nostra macchina, peso totalmente su. Mi diceva da dove dovevo partire e dove dovevo andare, lì ti giri, fai il giro e devi sostare lì perché la gente deve sapere, deve capire. Conosceva palmo a palmo Ariano. In alcune nostre contrade ha voluto realizzare centri di condivisione. Penso a quelli che appunto vedrei, io vedo qui i miei amici che con me hanno condiviso con gli altri, Peppino, Tonino, non c'è Angelo Moschillo perché credo sia un po' qualche piccolo impedimento, ma ci stanno i figli. Ebbene, insomma, lui voleva, era questo, voleva il territorio, voleva che il territorio deve essere salvaguardato. Ovviamente c'è stato uno sviluppo, poi lui politicamente, l'hai detto tu Vincenzo, ma lui diventa consigliere comunale nel 1970 fino al 1995. Nel 1980 diventa sindaco e deve affrontare l'esigenza del terremoto, del sisma del 1980, lo affronta brillantemente perché ovviamente insomma ci sono tanti problemi connessi, poi ci arriverò, poi parleremo anche di come pianificare il futuro. Però poi è stato sempre, in questo lasso di tempo, è stato sempre, solo quando ha interrotto l'assessorato all'agricoltura, solo quando ha rivestito ovviamente la carica di sindaco.
Poi dal 1990 al 1995, correggimi se sbaglio, ma mi pare che questo sia sovrintendente, è stato presidente della Comunità Montana, più volte è stato anche nel consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica dell'Ufita, e insomma ha avuto grandi cariche. Però lui stesso mi diceva questo: nella vostra attività, sia professionale sia politica, lasciate un segno. Io credo che lui li abbia lasciati. Poi ci può essere chi non è d'accordo, è d'accordo su tante cose, ovviamente quando si amministra non sempre tutto va a buon fine, ma sicuramente ha dato un'impronta straordinaria della conoscenza del nostro territorio, della fragilità anche del nostro territorio. E se nella pianificazione tu hai fatto il piano, hai dato il piano, adesso ti accingi a fare la variante, le zone sono ben identificate e tu ovviamente hai avuto modo di toccarle, ma tutte quelle, come dicevo io, tutte quelle indicazioni, quelle strade sono frutto di quegli anni e soprattutto della sua intensa attività. Bene, questo era quello che ci tenevo a sottolineare, e io ho voluto fortemente, insieme al mio consiglio, che ringrazio, un seminario italiano per parlare di questi temi, ma soprattutto per ricordare la sua figura. Bene, problemi urbanistici, si collegano, perché abbiamo trovato questi temi collegando al ricordo di una figura? Perché, come dicevo prima, lui era legato al territorio, voleva lo sviluppo del territorio. Ebbene, quale sviluppo migliore si può programmare se non pianificare in maniera corretta? Bene, oggi ci ritroviamo, e devo dire, con una concezione di tipo diverso. Perché? Perché anche a livello regionale la nuova legge urbanistica che ha modificato la 16, vado a ricordo, non ho, anche se siamo numero 5, la legge 5 del 2021. Ebbene, questa legge dà una visione di tipo diverso a chi deve pianificare. E noi abbiamo redatto delle osservazioni, e quelle osservazioni, poi leggendo la legge, caro Pino, io le ritrovo, Battista, io le trovo pari pari nella nuova legge urbanistica. Non so se siamo stati fortunati nel porgere quelle osservazioni, oppure, dice Silvio, oppure mi hanno prese veramente da lì. Ma noi ci siamo battuti perché? Perché volevamo meno consumo di suolo. E dicevamo alla regione: scusate, ma perché voi nelle famose zone agricole non ci fate utilizzare le volumetrie già esistenti, facendoci fare anche dei cambi di destinazione, evitando consumo ulteriore? E questa è stata una piccola battaglia che poi in qualche modo viene trascritta lì, perché nelle zone agricole, dove non c'è più una connessione con il fumo, è possibile anche la generazione di generazione urbana. O mi sbaglio? Quindi queste sono piccole, ecco perché noi vogliamo porre l'accento su queste tematiche, perché riteniamo di poterlo fare, e sicuramente nel momento in cui ci saranno osservatori, noi abbiamo già fatto delle osservazioni alla vostra prima delibera, abbiamo fatto delle osservazioni che vanno in senso, voglio dire, di collaborativo, assolutamente, però vanno in questo senso. Noi dobbiamo, in questo momento, che dice sempre, lo diceva prima, dobbiamo guardare anche a questo centro storico e guardarci come, perché purtroppo per una serie di complessità, ci sono tutti tecnici, quindi soldi che di complessità, si è ovviamente ricostruito meglio che era questa, e quindi abbiamo una serie di difficoltà, e in più adesso abbiamo anche il problema dei piani di recupero, e noi in questo io credo che sia opportuno che al momento della variante
si dia un impulso, e noi l'abbiamo anche scritto già nelle nostre osservazioni, affinché vengano riuniti tutti, rivisti, in modo che ci sia uno sviluppo anche per questo, anche per, assolutamente sì. Ovviamente non si può guardare, non si può non guardare a quello che sta accadendo in Valle Ufita e alla stazione Urbina in particolare, ma alla stazione logistica ancora di più. Quindi noi dobbiamo essere attenti lì. Io più volte ho detto, in maniera un po' ovviamente alla mia maniera, sicuramente non con i termini giusti, ma perché si doveva, qui vedo i sindaci, si doveva in qualche modo, adesso si parla del master plan, eccetera, è una grande parola, però poi io ancora non vedo i fatti. Io dicevo, vabbè, non basta, ma dicevo in qualche articolo, Vincenzo lo sa perché è stato pubblicato quella mattina, l'aveva pubblicato lì, in qualche intervista io dicevo questo, dicevo che c'era l'opportunità e c'era la necessità di pianificare insieme con i 5-6 comuni che affacciano sulla stazione qui, per condividere tutto, perché oggi c'è bisogno di condivisione, tutta una serie di cose per pianificare, per far sì che ci sia l'attenzione a quel tempo. Beh, rispetto a tutto questo, noi la nostra parte la vogliamo fare, la faremo quando ci sarà richiesta. In tutto questo, ripeto, una nuova concezione della legge urbanistica nuova regionale sicuramente viene, ci viene in aiuto da questo punto di vista. Io non mi vorrei dilungare perché poi ci sono i contributi di tutti che devono in qualche modo anche parlare di tutto questo. Io poi al limite, se ci sarà tempo, ritorneremo alle conclusioni. Vedo e ringrazio la presenza dei consiglieri comunali che hanno in qualche modo condiviso il percorso con Roma, vedo il professore Ciriclo che ringrazio e saluto, vedo l'ingegnere Prato, l'avvocato Giovannelli che sicuramente poi mi scuseranno se non ricordo altro, ma hanno condiviso con lui delle esperienze in cui devo dire un po' di, con un po' di nostalgia, quei bellissimi consigli comunali dove si parlava e si discuteva ampiamente di tutte le problematiche della nostra città. Io aggiungo una sola cosa, nel stare nello studio, nel formarmi, vedendo come si muoveva, io notavo che allo studio venivano tutti, a parte le persone, per tanti motivi, per tante cose, clienti e quant'altro, ma venivano tutti i colori politici, perché lui amava il confronto con tutti, col sorriso, senza mai dialogo con tutti. Probabilmente quello che a noi manca in questo momento, noi avremmo bisogno di dialogare con tutti per il bene veramente della nostra città. Grazie. Che ci parla di nuove esigenze di sostenibilità urbanistica. Buonasera. I coloro che mi hanno preceduto già hanno arato il terreno. Hanno tutti parlato, in effetti, di questa nuova dimensione, questa nuova epoca che viviamo. Chi ha citato la legge regionale, che comunque diventa la sede con la quale lavorare, e chi, voglio dire, come la, sia l'assessore sia la consigliera, hanno introdotto i concetti di sostenibilità, di suolo, di rigenerazione, di qualificazione. Ecco, adesso dobbiamo fare questo. Quindi è difficile, o perlomeno a me è stato, non è capitato spesso, partecipare a un consesso dove già coloro che hanno ruoli istituzionali
solo, hanno solo responsabilità, diciamo, stessero sul tema e che evidentemente, voglio dire, danno la prova che la coscienza, quindi conoscenza e coscienza della problematica già c'è. E questo è il grande vantaggio di Ariano Irpino. E questo è proprio forse per questo motivo che stasera stiamo parlando qua di Ariano Irpino. Voglio dire, Ariano è interprete del cambiamento. Però un convegno che è, diciamo, è in onore e memoria dell'illustre concittadina che voi avete avuto, conosciuto, io purtroppo ho avuto questa, però mi sento parlare. E chiaramente mi sembra di aver capito che aveva tra le sue qualità anche quella della propensione all'innovazione, che era un dinamico da questo punto di vista, un dinamico delle contrade e tutto questo. E noi oggi trattiamo di questo. Siamo testimoni. Non tutti allo stesso modo. Chiaramente c'è stata pure chi evidentemente la vedrà diversamente la questione, il cambiamentista, ad esempio, non interessa d'accordo con noi. Però, al di là di questo, c'è da dire che noi siamo in un momento veramente ultimo per il passaggio. Voi sentirete sempre parlare di aver studiato. Abbiamo bisogno di un nuovo paradigma, un nuovo paradigma, un nuovo paradigma, capito? Però dobbiamo ragionare in maniera diversa, dobbiamo avere un modello diverso, ma dobbiamo andare dentro. E questo modello diverso a livello urbanistico, prima di tutto, significa fermiamoci, c'è meglio ogni cosa. Perché siamo andati avanti senza. Diciamo nell'ultimo secolo, quello che ci precede, voglio dire, in maniera abbastanza sostenibile. Anche l'altro, per la verità, perché tutto inizia con l'illuminismo, però l'altro è stato meno violento, come è stato violento nel secolo che ci precede. Anche favorito poi da nuove concezioni della velocità, del funzionalismo, delle teorie futuristiche. Eravamo in corsa, giusto? Solo in corsa, espanderci, ex, modo da luogo, partire dal centro e andare, dove vogliamo, come vogliamo, senza disegno. Questo gravame del senza disegno, io non parlo di Ariano solamente, forse il circo sull'Ariano avremo sistemato, avremo un altro piano riparatore e troviamo là, ma vi parlo. Noi abbiamo realizzato cubature e cubature e cubature comunque dovunque. Ci siamo inerpicati dovunque. E d'accordo, però da questo punto di vista abbiamo confuso quello che era l'urbano, al di là dell'etimologia, urbanizzazione e tutto il resto, ma quello che era la città, voglio propriamente detto, con quello che era lo spazio aperto. E nello spazio aperto abbiamo fatto di tutto e di più, creando quello che gli inglesi chiamano che è la confusione, voglio dire, case costruite, chi con posso dire, chi senza posso dire, chi con la fossa settica, chi senza fossa settica, però evidentemente che il cittadino è qua il luminismo. Il luminismo. Il luminismo tra i tanti guai che ha creato un pensiero positivo, tra tante cose belle, le sapete già, non le so io, però evidentemente ha posto al centro il cittadino, che arriva a noi, ed è arrivato a noi in maniera però violenta, dove il cittadino era fuori da assecondare, poi cittadino amico, meglio ancora, e quindi si è costruito comunque dappertutto, abbiamo confuso il centro con la periferia. Già la periferia è diventata, voglio dire, estesa in maniera enorme, e abbiamo creato un non valore. Valore economico, ecologico, ambientale, di tutti i tipi. Quindi noi oggi abbiamo la necessità di ridare.
significato ai nostri territori, il significato urbanistico dei nostri territori, per dare valore ai nostri territori. Noi teniamo delle quantità enormi, tra l'altro alcune anche in malora, non abitabili, che sono diventate delle gabbie durante il periodo che abbiamo lasciato del 20-21, ma delle gabbie enormi, hanno alienato totalmente, distrutto la vita delle persone, a parte le altre cose, voglio dire, perché non erano più, voglio dire, idonee a sostenerci. Monolocale, bilocale, trilocale, quattro locali, cinque locali, non è più. Non è più quello che interessa. Perché oggi la vita delle persone è veramente cambiata. E in quanti casi sono entrato, perché è frequente, e trovavo persone che lavoravano in un angolo di salotto, e altri che lavoravano in cucina, altri ancora erano la giacca e non avevano il pantaloncino corto, altri che facevano la scrivania di quei libri non letti, tutte le enciclopedie, la russa, tutte le cose così, tutti i vocabolari intonsi, dal Devotone fino a fine, tutti intonsi, per l'amore del cielo. E allora è bella mostra che stanno in video, facciamo una conferenza, una video. Ecco, comunque all'istante era un modello nuovo di lavoro che si affermava. Era una macchina che non circolava per la città, un automobile voglio dire, era un traffico che non veniva appesantito, era un centro direzionale che si svuotava. E quindi qualcosa stava cambiando. Stava cambiando, ma allora stava il Covid, no. Chiamiamo Covid, chiamiamo questa cosa che è accaduta. Di queste cose ne parlavamo 30 anni fa. Voglio dire, gli amici qua che stanno in sala, alcuni dei loro, voglio dire, possono tranquillamente testimoniare che noi abbiamo parlato di questo da qualche decennio fa. Solo che è inutile, quando poi non c'è la corrispondenza nella società civile, che poi sarebbe tutto il resto, e l'amministrazione, via discorrendo, senza criminalizzare nessuno, erano altri tempi, che però non arrivava subito. Non parlo sempre di noi, parlo dei grandi centri, ma tutto, non ce n'è uno di esempi, a parte qualche Ralaris da qualche parte. Tutto questo, evidentemente, voglio dire, è stato accelerato dalle condizioni. Come uno sta in carcere e chiaramente legge un po' di via commedia, si porta i libri più così, si raffina un poco e mette più il pensiero e diventa un momento anche di riflessione per alcuni. E accelerano i processi di conoscenza. Noi abbiamo accelerato i nostri processi di conoscenza in questo periodo, ma la transizione ecologica, stanno pubblicazioni di 10 anni fa, 20 anni fa, così come pure la rigenerazione urbana. Non c'è convegno del lino, basta prendere le vecchie cose di 20 anni fa, delle quali non si parla di questo problema. Però era una questione per addetti ai lavori, è una questione che, voglio dire, è come se qua stiamo alla riunione del lino, tutti architetti, tutti iscritti, tutti parliamo tra di noi, dopodiché ci sta la fin fresca, una cosa, ci concediamo al prossimo giro, e rimane sempre una cosa un po' così da iniziare, un po' esoterica, un po', voglio dire, quasi, non voglio essere un retorico, io lo sono, ma religio, un qualche cosa di ristretto per un po', per un gruppo. E allora a questo punto voglio dire, non si poteva. Il Covid ha dato la sterzata e tutto è diventato di patrimonio altro di più. Dei più. Oggi parlare di suolo, di minor suolo, oppure di suolo zero, oppure di, diciamo, di minor consumo di suolo, oppure di saldo zero, non lo leggo, anche degli amministratori. Saldo zero. E allora, sapendo che quello là è medico, dico saldo zero, e questo si è informato, l'architetto, parte ogni famiglia ci stanno un medico, significa togliere la bottiglia da qua e metterla. Su questo tavolo
c'è sempre una bottiglia. E quindi significa delocalizzare la bottiglia da questo luogo che il piano non ritiene più idoneo, la portiamo qua. Dopodiché la struttura proprietaria, chi lo fa questa cosa e come lo fa, questa appartiene a un'altra dimensione. Però il suolo comunque non abbiamo aggravato le condizioni, abbiamo fatto il saldo zero. Il minor consumo di suolo, dove, come e perché. E quindi c'è stata tutta la struttura filosofica fino al 5, fino al 30 di aprile, quando è stata emanata la legge numero 5. Allora, perché l'urbanistica si legge su più rami, più tronchi, quello sociologico, culturale, urbanistico, tecnologico, ma ci sono due fondamentali. Uno è quello giuridico, configurazione. Se io configuro qualcosa, se l'amministrazione configura qualcosa che non ha una conformazione giuridica di sostegno, abbiamo fatto solo, abbiamo giocato. Ecco, quindi da questo punto di vista, voglio dire, abbiamo avuto con la legge, dicevo prima, la definizione minor consumo di suolo, non solo zero. Quello ci sono dalle Europa, e chi di voi lo sa meglio di me, mi frequenta l'Europa, ormai si stiamo avvicinando, siamo nel 2024, venendo il 2025. Quindi ci stiamo avvicinando a quando ci diranno, non si tratterà della destra o della sinistra, si tratta di un fa zero. Per ora teniamo il minor consumo di suolo, ma significa non andare ad incidere i suoli agricoli. Non sottrarre al suolo agricolo. Quindi il concetto di espansione è già di sé, voglio dire, limitato. Quindi bisogna agire nel pianificato e bisogna agire tenendo conto che la città, voglio dire, se non si può espandere, evidentemente si deve, come diceva l'ottima Sansa, rigenerare. I processi di rigenerazione urbana, da parecchio ne stiamo parlando, del turismo, vent'anni e tutto il resto, voglio dire, un conto è rigenerare. Noi abbiamo una grande proprietà pubblica, oppure grandi proprietà di fondi di investimento, oppure grandi proprietà, diciamo, da parte di altri enti, e quindi enti proprietari, non farvi l'esempio sempre gli stessi da Manhattan fino ad arrivare a Milano, però evidentemente possono attivare la rigenerazione urbana, costruiscono gli alloggi temporanei, veramente costruiti, non l'imprenditore che arriva, fa questa vince, questa aperta, consentita questa diversione, ovvero che fa finta, non fa finta. Quando non si fa finta è evidente che ci sta la mano forte alle spalle, sta il grande capitale, ci sta o la mano pubblica che sta realizzando. Bene, questa rigenerazione comporta un volto nuovo, che non è la ristrutturazione, non è la riparazione. Vedete, stiamo dicendo cambio di paradigma. Nelle realtà, voglio dire, non tutelate dalla legge dello Stato che per quanto riguarda le bellezze architettoniche, paesaggistiche e tutto il resto. Quindi non è che stiamo sconvolgendo i concetti, là il nuovo piano l'argomento no. E quindi a questo punto viene a cadere una volta per sempre quel concetto, il volume in più, il volume in meno. Io ti denuncio per la procura della Repubblica perché hai fatto un muretto, io ti denuncio per quest'altro motivo. Purtroppo, e questo è il caso di dirlo, la mia vita si è sviluppata moltissimo in mezzo secolo di queste cose, voglio dire, c'è poco da fare. Oggi no, con le regole, regole che nascono dalla società civile, dalla dimensione culturale, dal sentire, perché poi la legge viene perché è già condivisa. Non so, ha detto prima l'ottimo presidente, dice noi abbiamo dato dei contributi e sono stati accettati in toto. E quando erano contributi oggettivamente tali, è essere condivisi. Non è più tempo, io non ti condivido perché tu sei brutto, sei bello, sei antipatico, sei una prima donna. No, io ti condivido perché hai detto delle cose importanti. E la regione Campania, poi
là del segno politico, altro che non significa più niente, ha condiviso che nelle zone agricole la rigenerazione urbana va attuata in maniera tenendo conto delle destinazioni d'uso, non solo del, come dicevano, solo imprenditore agricolo, solo non so che, anzi ha detto tu non devi tenere questa patente di imprenditore agricolo per essere, per avere la rigenerazione. Quindi da questo punto di vista è poi divisa le varie zone. Il campo aperto non è più quello di una volta, perché noi fino a ieri ho modo di dire, perché evidentemente questa era una norma che vigeva, noi pensavamo a quest'area agricola come la può pensare qualcuno che fa il dirigente, qualche ente, da qualche parte. Non è così, non è quello delle buboniche, non è. La più interessata e incisa di tutte le aree, da energia, da attività produttive di tutti i tipi. E sappiamo bene che c'è stato il decreto di maggio che ha messo un freno, dove il governo è entrato a mettere un freno, perché evidentemente noi stavamo realizzando del bene con tanti contenti, dal settembre del 2000 non so che, non faccio una questione politica che a me non interessa, mi interessa la politica come animale politico, come insomma politico, ma non certamente come fa. Quindi da questo punto di vista a me, personalmente, quella cosa spaventava, meno male, è arrivato, ha detto guarda, perlomeno in zona agricola, no, nelle zone industriali sì. E in una città dove non vi faccio il nome, la popolazione ha scritto dovete liberare i nostri terreni dalla zona D. Adesso sono andati, vedete queste cose le dico pubblicamente perché io non lo posso permettere. È andata dai singoli nottetempo, che lì Parisi, i topi che vanno nottetempo, cioè, guardate, noi vorremmo, voi vedete la zona industriale, noi vorremmo mettere le, come si chiamano? Gli specchi riflettenti, come si chiamano? Fotovoltaici. Allora loro non possono dire, ma come abbiamo scritto ieri che dovevamo eliminare queste cose? Allora mandano il messaggero degli dèi, un mercurio di seconda mano, non un mercurio serio fa queste cose. Un mercurio di seconda mano dice, no, veramente, là, sai com'è, non vogliono più. No, la scelta. Quindi il cittadino deve anche imparare. E non può andare sempre e comunque così come gli va, distrugge la città in un modo, la distrugge, non ha. Lì prima non voleva più perché pagava l'IMU, mo vorrebbe perché ci sta chi va. No, ecco, anche questa è crescita, chiaramente, questa cosa non accadrà finché ci sarò io, ovviamente, però da questo punto di vista è per dire come la nostra realtà. Il continuo movimento. E chiaramente mi veniva in mente mentre raccontavo questa cosa, quella famosa frase che per 50 anni ho sentito quando portavo lo strumento urbanistico, i capelloni così, e chiaramente lo vedevano il capellone, ma sapevano perché stavano andando a che fare. E dicevano, architetto, ma cosa ci conviene? Bere l'acqua naturale, Odianello oppure Ferrarella? E gli guardavo stranito, cosa conviene? Perché esiste un qualcosa che conviene a tutti. Ci sta chi piace caldo, chi piace freddo, voglio dire. Ci sta chi interessa la comunità, chi non interessa la comunità. Cosa conviene a quei pochi amici che ho io? Dimmi chi sono, ne parliamo prima. Oggi non è così. Oggi è tutto, voglio dire, la parola che avete detto tutti, dall'assessore a presidente, la consigliera, non assessore, tutti la inquadrano come assessore, che lei è figlia dell'assessore, è solo consigliera provinciale, e anche qua, dove la parola condivisione, e questa è una parola magica, ma non dobbiamo riempirla di significato, dobbiamo sostanziare nei fatti questa parola magica della condivisione, e quindi quelle che è l'intelligenza singola
dobbiamo avere un'intelligenza collettiva e l'intelligenza collettiva dobbiamo avere il coinvolgimento dei cittadini, non soltanto chiamandoli, guardate, venite domani che ci guardiamo sta cosa, ve la metto su internet, il pensionato non se la sa accendere internet, no, coinvolgendolo in tutti i modi. Poi mi viene in mente quando parlavate di la buona anima di Roma di Furia, come si coinvolge un cittadino? Se mi domanda come, me a volte chiedono, ma voi quando eravate giovani come incontravate la ragazza? Fermandola per strada, oggi carabinieri, tranquillo, voglio dire, ma no, voglio dire all'epoca no, e poi se trovi pure senza offesa, dottore, no, e trovi il magistrato, voglio dire, ecco, trova subito l'avvocato, dice no. Allora cosa voglio dire? Che questo coinvolgere l'intelligenza collettiva, questo condividere, siamo tutti d'accordo con la perequazione. Perché detto la perequazione, metà meno a Brighella, metà meno a Arlecchino. No, non è così. È un concetto diverso. Può essere pure 30% di Villa Brighella e 70% di Arlecchino, se Arlecchino ha funzione pubblica, voglio ci sta da comprendere che questi linguaggi diventino nostro patrimonio proprio di, perché evidentemente voglio dire significa che abbiamo maturato questo. Lo strumento urbanistico e quindi la sostenibilità urbanistica quindi non è più data dal numero dello standard che abbiamo previsto, non è più data dagli alloggi che possiamo costruire, non è più data da questi parametri, no, la regione ha detto fate gli standard prestazionali, fate in modo che gli edifici, voglio dire, siano edifici prestazionali, fate in modo che la prestazione sia tale per la città. Quindi qual è la città prestazionale? È una città che ha dei rifugi climatici e Bologna si sta attrezzando sul punto. Qual è una città prestazionale? È una città che rivede gli spazi pubblici, evidentemente dove c'erano parcheggi in sovrabbondanza, già chiamati gli architetti per risolvere il problema. Dice, ma non è che sappiamo il comune nelle nostre vicinanze, e anche qua. Ma pure quando studiamo la Divina Commedia o studiamo qualcosa, un regime plutarco, cioè sta nelle nostre vicinanze, è la dimensione. E allora noi dobbiamo rientrare in una nuova dimensione, in un nuovo patrimonio di idee. Ma allora, che brutta parola, sì. La brutta parola platonica è una brutta, è una parola che risolve il problema. Significa che stiamo ragionando diversamente. E poi il suo allievo mette insieme il paradigma. Però se noi non ci muoviamo da queste cose, evidentemente non ci arriviamo. Quindi non significa mi conviene, non mi conviene la rigenerazione, mi conviene la ristrutturazione. Dobbiamo rendere la nostra città gradevolmente vivibile. E che significa? Finalmente il legislatore con la legge 5 scrive sostenibilità urbanistica. L'amministrazione deve perseguire la sostenibilità urbanistica. Ah! E allora quel sindaco, come vedete, forse ci sta nemmeno più, sono vecchissimi, oggi deve essere pieno, l'architetto ci conviene questo, e conviene creare sostenibilità urbanistica per la collettività. Ci stanno però, oggi si sta rinnovando pure questo, voglio dire. Quindi, scusate. La sostenibilità urbanistica, che è detta lì come sostenibilità urbanistica, e così è la loro, diciamo, la loro, però è da intendere in maniera più allargata. Quando prima l'ottimo presidente parlava delle zone agricole e della rigenerazione urbanistica, la regione ha anche introdotto il concetto di rigenerazione territoriale, del territorio, però si è dotato di infrastrutture. Perché noi le infrastrutture le abbiamo fatte tutte. In tutta la mia carriera, che c'è tanti anni, non dico quanti, abbiamo infrastrutturato in un comune, mi ricordo, due macelli, abbiamo infrastrutturato due case comunali con una dipendenza.
Schweiz, abbiamo ristrutturato, abbiamo infrastrutturato di strade e stradine di tutti i modi, nel senso che arrivava uno, dice guarda, mi dai il finanziamento per la casa di vostro anziano, pronto, via, e arriva un altro, il finanziamento per creare la ghigliottina, non è arrivato, ma se fosse arrivato, noi avremmo fatto la ghigliottina, quindi siamo tutti infrastrutturati, e il bello è che abbiamo creato dei mostri. Non servono queste cose, abbiamo creato fabbricati uno addosso all'altro, non servono, quindi dobbiamo riscrivere le nostre città. Quando? Stasera? Con l'architetto Castiello appariamo oppure in un altro posto? No, purtroppo l'architetto Castiello non vivrà fino a una certa età e quindi non lo vedrà, però coloro che verranno e saranno pure coloro che sanno, di prendere per esempio il tema dei paradigmi, coloro che verranno non potranno rimanere in questo contesto che non è più utile, questo contesto umano che non è più vivibile, che non è più sostenibile, perché come diceva lei va rigenerato, quindi noi dobbiamo iniziare, come si diceva una volta, i primi passi, i prodromi, dobbiamo delineare un nuovo mondo, perché ormai ci fermassimo a ragionare ancora, Ariano tiene 8 anni, non ne può fare più di 10. Come si ragiona in provincia di Avellino? È un guaio. È un guaio. Come si ragionava un poco pure nella provincia del nostro professore di Salerno? Perché ci stanno ancora un ritaggio di antiche culture. E ti dice Carnea di chi era costume e stiamo là ancora donna voglio. No, noi stiamo oltre, stiamo dove la regione ci chiede i beni relazionali, perché la prestazione, la relazione, lo stare insieme, dove la città non diventa più la città segregante, ma una città dove l'intelligenza collettiva crea la relazione è un valore. E allora, a me, diciamo. Fino a ieri abbiamo parlato di città policentriche, ricordo il piano di Roma, diciamo il policentrismo, ma questo è 20 anni fa. Oggi quel policentrismo è rete, perché la città è diventata digitale. Io soltanto sono il meno digitale di tutti, ma i miei amici, i collaboratori e tutti il resto. Voglio dire, volano dappertutto con quella digitalizzazione, mentre io mi devo ancora mettere in macchina, perché mi piace ancora il contatto umano, mi piace ancora guardare negli occhi, che sono vecchio. E poi il futuro è tutto là, quindi la città non è più solo per lo spazio fisico. Ne parlavo con un amico, questo artista parlava di cronotopia, voglio dire, spazio fisico e tempo. No, la città è una cosa, la città è in una rete e nello spazio. Quindi nell'appartamento che diciamo trilocale e bilocale, se vado a Milano, perché dobbiamo pensare che esiste Milano, esiste, ma non è ancora a Benevento, ci inizia a fare, c'è la cosiddetta co-living. Significa che io nell'appartamento stiamo tre persone che non ci conosciamo, abbiamo uno spazio condiviso e abbiamo i servizi di prossimità. Benissimo, questa è una bella città. E quindi significa che io non muoio, vivo a Milano, come ha fatto mio padre, io tengo 8 figli, faccio un appartamento a figli, uno per me, così li vedo tutti quanti. Ma la più grande utopia è stata quella di mio padre, che ricordo me stesso. Che bella utopia! Non c'è nessuno. Nessuno. Perché giustamente la vita è dinamica. E quindi se io devo vivere 3 mesi a Milano, 10 mesi a Milano, un anno a Milano, certo, se posso comprarmi la prima cerchia a 20.000 euro quadro, è chiaro che me lo compro, faccio, mi tengo i soldi per me, ma se no, evidentemente vivo nella dimensione dinamica. E quindi questa città, il costruttore, deve capire se ho cambiato i gusti e capite che è cambiato il mercato. E questo mercato porta a un perimetro domestico diverso rispetto a che cosa? Un perimetro urbano che deve essere altrettanto diverso. Tornando nella dimensione meno metropolitana, non metropolitana, come diceva l'amico mio, voglio dire un insieme non metropolitano, ebbene queste cose debbono essere adeguate
dobbiamo adattarci a questa nuova revisione. Questo è stato sempre il mio limite, uno dei tanti. Certo, il tema è grande, però dire, voi ce l'avete accennato in precedenza, noi stavamo trattando, ecco, tra l'altro, però per giustificarmi, perché evidentemente so che mi stavate annoiando, ma stavamo anche concludendo. Perché non mi annoiavo, ma già il Presidente se l'ha annoiato. Quindi vi saluto, ricondo il mio microfono al Presidente e poi ci vediamo in altre occasioni. Grazie, per la funzione sostenibile della giustizia amministrativa nei conflitti tra giudici, tra ente e comunità, ci parla invece il professore Marcello Ferrara. Cercherò di essere il più possibile sintetico perché dobbiamo recuperare un po' di tempo, se no cominciamo troppo tardi. Qual è il tratto comune e l'elemento unificante tra il costruire, cioè l'edilizia, il pianificare, l'urbanistica, l'ambiente, il suolo, il consumo di suolo zero? L'elemento che li lega tutti insieme è solo uno, è il territorio, in relazione all'urbanistica. Noi siamo abituati a pensare all'urbanistica, all'edilizia, all'altezza del suolo, al paesaggio, come a valore, come a entità, valori privi di un'anima. Eppure non c'è nessuna disciplina che è così vicina ai bisogni. Questi elementi messi insieme, se ben governati, consentono di vivere in luoghi piacevoli, di condurre una bella vita. Se invece governiamo male tutti questi elementi, queste materie, viviamo in luoghi degradanti, non viviamo bene. Il contesto è l'elemento che consente di vivere bene. Noi possiamo avere anche la villa più bella, con piscina, con tutti i servizi, ma se questa villa è collocata in un contesto degradato, la nostra vita non avrà una qualità adeguata. Mi piace sempre citare, per far capire che cos'è il territorio, mi piace sempre citare un poeta famosissimo, credo che lo conosciate tutti, Dennis McSmith, è un inglese che ha scritto molto sul periodo fascista, ma ha scritto anche una bellissima storia d'Italia. E la prefazione di questa storia d'Italia è riassumibile in queste parole. Se noi vogliamo conoscere l'identità di un popolo, non dobbiamo guardare la storia, dobbiamo guardare la geografia. L'Italia, l'identità dell'Italia, la storia dell'Italia, la vita dell'Italia è stata segnata dalla geografia prima ancora della storia, cioè dagli Appennini che l'hanno divisa in due e dalle Alpi che l'hanno separata dal resto d'Europa. Questi sono gli elementi identitari che si intracciano nella geografia prima ancora che nella storia. Questo se è vero per l'Italia, è vero per ogni comunità italiana. L'identità di una comunità, di Agnellino, ma di tutto il contesto, deve guardare alla geografia, all'orografia, alla come si colloca in un contesto territoriale prima ancora che alla storia. Per cui il territorio è soltanto, non è soltanto un luogo fisico, ma è il luogo in cui si concentrano, e vediamo il giuridico, in cui si concentrano una pluralità di interessi. E tanti interessi fra di loro, come l'ambiente, come il paesaggio, come il governo del territorio, quindi quello come l'invia che viene utilizzata per identificare l'urbanistica, la tutela del suolo, sono una pluralità di interessi che sono diventati interessi costituzionalizzati. Da ultimo l'ambiente. Hanno tutti una valenza costituzionale. Sono interessi pubblici che sono talvolta fra di loro confliggenti. Bisogna trovare gli elementi di unificazione, di sintesi,
l'urbanistica, lo sviluppo, l'urbanistica tendenzialmente nella concezione tradizionale che era la trasformazione di un territorio per creare le condizioni di sviluppo di una comunità. L'ordinato sviluppo di una comunità. E quante volte la realizzazione di un'opera pubblica, la realizzazione di una zona industriale entra in conflitto con la tutela ambientale, entra in conflitto con il paesaggio. E allora questa pluralità di interessi che si assommano su di un territorio rendono necessario un ruolo, il ruolo, come dire, paralegislativo della giurisprudenza, che deve risolvere questioni talvolta conflitti, talvolta inestricabili, e che non possono essere risolti a monte dal legislatore. La legislazione più è cavillosa, meno efficace. La legislazione più rimane su un piano dell'astrazione e più è creata. Ovviamente poi il ruolo supplente della giurisprudenza diventa determinante. Ora, trovare l'elemento di sintesi tra questa pluralità di interessi è un compito assolutamente difficile. È un compito difficile, nemmeno la legislazione campana è riuscita, anche nello sforzo che ha compiuto negli ultimi anni di governo, sul governo del territorio, non trova il modo, il procedere, non delinea un modello idoneo a risolvere i conflitti, ma sono quasi irrisolvibili, ecco il ruolo supplente della magistratura e della giurisprudenza. Ma sono irrisolvibili per una ragione molto semplice, perché si sono, la disciplina di questi interessi pubblici è intervenuta in tempi e con sensibilità e con finalità diverse. L'ambiente è una disciplina giovane. Fino agli anni 70 non se ne parlava, non c'era nessuna legge, c'è l'unica prima legge che possiamo annoverare come legge ambientale del 1966, la legge Merlino. Poi c'è stato il disastro di Seveso del 76 ed è iniziato un percorso progressivo di sensibilizzazione verso l'ambiente e di crescita poi della disciplina ambientale. L'urbanistica è risalente alla metà del secolo scorso, ma di urbanistica possiamo parlare solo alla fine degli anni 60. Quando è nato il problema di una disciplina urbanistica e di un governo del territorio che sia ordinato? Quando negli anni 50 e 60 che cosa è accaduto? Dalle campagne una fetta enorme di popolazione si è spostata nelle grandi città, nelle metropoli, Roma, Milano, Torino, la industrializzazione. Questa fetta enorme di popolazione che si è spostata dalle campagne alle metropoli ha comportato l'esigenza di abitare, esigenze abitative. Hanno lasciato la casa dei loro genitori nei paesi, sono arrivati a Torino e dovevano trovare una casa, sono arrivati a Roma e dovevano trovare una casa. In quegli anni c'è stato il boom economico, cioè anni 50 e 60, e sono nate tutte le periferie di queste grandi metropoli, ma sono nate in modo disordinato. Senza servizi, senza strutture, senza collegamenti con il centro delle città, sono diventati dei dormitori. Da qui è nata l'esigenza della pianificazione alla fine degli anni 60, quando questo fenomeno però si era già un po' consolidato. Erano diventati dei quartieri dormitori, di isolamento sociale, di distanziamento sociale. Sostanza che era la vera condizione di vita di chi stava nelle periferie romane. Tutto il neorealismo, il cinema neorealista è fondato su questo. Se andate a rivedere tutti i film degli anni 50 ambientati, degli anni 50 e 60, trasudano tutto una distanza tra le periferie e il centro, soprattutto di Roma. L'urbanistica, anch'essa è una disciplina giovane, è nata. Il paesaggio. Sì, c'è una vecchia legge, 1939, nel periodo fascista, ma non era il paesaggio che immaginiamo, non era la tutela del paesaggio di cui parliamo oggi, era la tutela del bello, era una tutela estetica, non era la tutela del paesaggio come valore insieme di un contesto territoriale.
questi interessi sono stati governati da discipline zonali, quindi in contesti diversi, con esigenze diverse, con finalità non assimilabili, e oggi ci troviamo nell'esigenza di trovare una sintesi tra questa pluralità di interessi. Però hanno un fine unico, quello di dar vita a dei luoghi che ci debbono consentire una qualità elevata della vita. Ora, io, la legge, le ultime riforme della vecchia legge del 2004, la legge Campania sul governo del territorio, Pio ne ha parlato in modo positivo, io qualche dubbio ce l'ho, cioè l'idea di separare l'urbano dall'agricolo è un'idea che in Toscana, in Emilia Romagna, in Lombardia l'hanno introdotta, l'hanno immaginata, l'hanno positivizzata nella legge regionale da 20 anni. Loro sono andati oltre, perché il problema vero, caro Dio, è vero, certamente freniamo l'espansione dell'urbano, limitiamo il consumo di suolo, rigeneriamo, riusiamo l'esistente abitativo. Ma che ne facciamo del territorio agricolo? Davvero possiamo continuare a immaginare che il territorio agricolo deve essere destinato soltanto alle attività agricole, agli annessi agricoli, all'imprenditore agricolo, allo IAP, eccetera, eccetera? O dobbiamo pensare che invece il territorio agricolo va vivificato, è un patrimonio inestimabile? Pensate, adesso mi sono affacciato qua, pensate all'edificato rurale, e anche lì, scendiamo con i piedi per terra, l'edificato rurale, quanto viene recuperato dell'edificato rurale? 1-3% di chi fa un'azienda agricola lo recupera. Se consentissimo all'edificato rurale di essere recuperato per finalità ricettive, sempre legate all'agricoltura, percorsi enogastronomici, non fossimo limitati all'annesso agricolo, al deposito, alla stalla, eccetera, eccetera, quanto sarebbe riusato dell'edificato rurale? Molto di più. Allora, c'è un vulnus culturale anche in questa ultima legge, non consente il recupero del territorio agricolo. Salvo che noi continuiamo a pensare che la limitazione dell'espansione urbana costituito dal territorio agricolo svolga una funzione squisitamente ambientalista di tutela e integrità di quel territorio. Ma non è così. Dobbiamo innestare un percorso che ci consente di riavere la disponibilità non solo in termini di funzione agricola, anche del territorio agricolo, anche dell'edificato rurale, per ridare una funzione bella a questa parte del territorio. E io vorrei dire qualche altra cosa su un tema che sicuramente, al di là di queste nostre astrazioni concettuali di cui abbiamo fatto esercizio sinora, il distinguo fra le materie, ho citato paesaggio, ambiente, urbanistica, suolo, edilizia, è un tema che è di grandissima attualità, ed è di grandissima attualità per il vostro lavoro. In particolare la distinzione fra edilizia e urbanistica. Veniamo tra edilizia urbanistica e paesaggio, per meglio dire. Veniamo al decreto, perché dovremmo fare in prosieguo, quando avrete disponibilità, io vi dichiaro la mia ampia azione a partecipare. Dovete fare un incontro sul decreto salvacasa, perché non immaginate quanti problemi porrà questo decreto. Mi posso prenotare per il 24 di settembre? Vi ho precettato. Ah, beh, non sapevi che già ci fosse un'iniziativa. Insomma, io non mi fermo molto facilmente. Non potete immaginare quante sono le problematiche che porranno questo decreto salvacasa.
E in particolare il problema del distinguo tra urbanistica edilizia e paesaggio. Veniamo ad alcune questioni concrete che interessano i geologi o i tecnici in generale. Alla semplificazione edilizia introdotta dal decreto Propaganda, che è sicuramente apprezzabile, non è stata correlata una semplificazione, come dire, paesaggistica. Bene, gli incrementi, le cosiddette sovrabbondanze, le tolleranze, articolo 3, l'hanno sganciate dall'autorizzazione paesaggistica. Non c'è bisogno dell'autorizzazione paesaggistica. Lo stesso però non è stato fatto per gli abusi. L'autorizzazione paesaggistica o c'è un'autorizzazione paesaggistica semplificata? Beh, rispetto agli abusi oggi dell'articolo 36 bis, gli abusi minori, il primo comma, vedete, no? È indiscutibile che c'è bisogno dell'autorizzazione paesaggistica, è indiscutibile che c'è stato un miglioramento perché è stato introdotto il silenzio assenso, che è sicuramente un passo in avanti, anche nelle materie di tutela paesaggistica, anche per il nulla osta, è indiscutibile che è stato fatto un passo in avanti, si è superato il limite del 167 sulla non salabilità di volumi e di superfici, però deve essere accompagnato tutto questo percorso da una modifica del regolamento del 2017, nel senso che avrebbe dovuto ampliare, allargare le opere per le quali non c'è bisogno di autorizzazione paesaggistica, di parere della sovrintendenza. C'è un termine per adeguare questo regolamento, mi pare il 27 agosto del 2024. Oggi il termine è stato ampiamente superato, ma non è che io sono tre giorni, cioè vabbè, Italia, tre giorni, è un ritardo assolutamente tollerabile, ma non se ne parla nemmeno, non è proprio nell'agenda di modificare il regolamento del 2017. Ecco, ovvero l'ordine dei giovani, l'ordine degli ingegneri deve svolgere un ruolo, questo è il suo ruolo. Deve fare, non fa un documento congiunto, 3-4 mesi fa. Sollecitando questa definizione. Oggi però è scaduto il termine, non si è fatto nulla, devono intervenire. Perché la politica guarda tutte altre cose, è poco attenta a queste problematiche. Ma questi sono i problemi del cittadino, perché se voi dovete sanare un abuso minore, 36 bis, e poi vi dovete scontrare con la sovrintendenza, il problema è serio, perché lo sappiamo come agiscono le sovrintendenze. La doppia conformità semplificata, cioè l'eliminazione della doppia conformità per gli abusi minori. Anche questo è stato un'innovazione interessante. Il nuovo comma 1, cioè dell'articolo 36 bis, in realtà non è proprio scomparsa la doppia conformità su questi abusi minori, le sanatorie minori, perché è ancora oggi richiesta, come voi sapete, la conformità alla disciplina urbanistica del momento in cui si presenta l'istanza. Ma poi c'è una formula in questo primo comma: occorre che sia conforme la sanatoria anche ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Quindi la doppia conformità è rimasta, non c'è più bisogno della doppia conformità urbanistica, ma
occorre una doppia conformità urbanistica al momento in cui presentate l'istanza di sanatoria e inizia per il momento in cui è stata realizzata l'opera a Rossi. C'è del titolo prima. Ora, intanto vi segnalo un elemento, e lo segnalo anche al dottore Santosuso, perché qui ne vedremo delle belle, nelle aule di giustizia probabilmente, perché USE non dice la conformità alla disciplina edilizia, dice, nonché la conformità ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia. I parametri edilizia. Quali sono? I requisiti. Ora, il distinguo, e su questo apro una serie di questioni che non chiudo con una risposta perché non ce l'ho. Il distinguo tra l'urbanistica e l'edilizia qual è? E torniamo alla distinzione a queste materie contigue ma che sono separate. Che cos'è una regola urbanistica e che cos'è una regola edilizia? Perché dovremmo fare i conti con tutto questo, no? Perché se per avere l'assenso della istanza di sanatoria occorre la conformità urbanistica al momento in cui presentate l'istanza e la conformità edilizia al momento in cui è stata realizzata l'opera, c'è un problema di capire che cosa è l'urbanistica, cosa è una regola urbanistica, quali sono le regole urbanistiche e quali sono invece le regole edilizie. La linea di confine è molto labile. Intanto dovremmo trovare una risposta in tutto questo in quale fonte? Dovremmo trovare un testo unico dell'edilizia 380 del 2001, ma lo stesso legislatore del 2001 usa delle espressioni spesso in molte disposizioni, usa delle espressioni cosiddette onnicomprensive, usa l'espressione urbanistica edilizia. Come se fosse un'unica materia, che rende abbastanza chiaro come sia un confine labile, indistinguibile. L'unica norma che ci consente di ricostruire che cos'è una regola edilizia è l'articolo 6, quello sull'edilizia libera, perché dice: quando fate un intervento di edilizia libera dovete rispettare la disciplina urbanistica, dovete poi rispettare anche la disciplina edilizia, e dettaglia che cosa si intende per disciplina edilizia. È l'unica fonte che ci consente di raccapezzarci nell'individuare la linea di confine tra le regole urbanistiche e le regole edilizie. Sulla disciplina della teoria dei diritti, e in particolare le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie. Queste sarebbero. Però questa norma non è dettata per questa finalità, è una ricostruzione che dobbiamo fare per individuare quelle che sono le regole dell'edilizia. Vi pongo due questioni, ma sempre in termini interrogativi, senza risposta. Le distanze legali che sono? È una norma urbanistica o una norma edilizia? Norma urbanistica, sicuro. Quando è nello strumento urbanistico, quando non è nello strumento urbanistico, è una norma edilizia. Perché ha una finalità igienico-sanitaria la distanza. L'efficienza energetica, che cos'è? Era una norma sicuramente edilizia, del buon costruire, ma nell'evoluzione ordinamentale dell'urbanistica non pensate che è diventata una norma urbanistica l'efficienza energetica? O lo sta diventando? E allora come dobbiamo raccapezzarci? Uno, penso che le fonti non le possiamo utilizzare. C'era un problema di fonti, perché noi è banale dire, troppo semplice, superficiale dire, le NTA sono norme urbanistiche, i regolamenti edilizi sono norme edilizie, ma andate a leggere però,
le NPA e i regolamenti edilizi. Spesso volte trovate scenario il collegio provinciale del giovane Giovanni Cavallino, il presidente Antonio Santosusso, tutti i benvenuti e gli ottimi arrivatori che finora si sono occupati di quello che possono essere gli aspetti legati alla fisiologia, cioè al corretto uso del territorio. Io mi devo occupare purtroppo della patologia, e cioè dell'abuso del territorio, cioè quando ormai il danno è fatto, e a volte è immediabile, a volte no. E diciamo, quella che è la linea di connessione tra le varie possibili patologie, quindi gli illeciti edilizi, gli illeciti ambientali, è appunto il principio di offensività, che è un principio cardine non solo del nostro ordinamento, ma di tutti quelli democratici, garantisti e liberali, perché il diritto penale dovrebbe essere l'estrema ratio. La privazione della libertà personale tramite una sanzione penale dovrebbe avvenire soltanto quando c'è un'effettiva offesa ad un bene giuridico tutelato dall'ordinamento e meritevole di tutela, perché rientrante proprio lì sono i canoni e i criteri costituzionalmente orientati. Per il resto dovrebbe essere al limite punito con sanzioni civilistiche o amministrative. E quindi questo è il discrimine. Il discrimine è proprio l'offesa al bene giuridico tutelato, che è differente a seconda che siamo nel diritto ambientale o nel diritto dell'edilizia e dell'urbanistica. E gli interessi, i beni in gioco sono distinti, perché il diritto ambientale è un diritto giovanissimo, le prime regolamentazioni del diritto penale risalgono agli anni 2000, il primo testo unico 152 del 2006, che era limitato soltanto, diciamo, alle contravvenzioni, perché diciamo, era quasi la Cenerentola, il diritto penale ambientale era punito con pene molto basse e che si prescrivevano velocemente. E il bene giuridico tutelato è appunto il paesaggio o l'ambiente, che sono comunque dei beni materiali comprensivi delle riserve idriche, del sottosuolo, delle foreste, fino ad arrivare ai cosiddetti beni comuni denominati globali, che possono essere anche l'atmosfera, il mare e il clima in generale. Adesso stiamo parlando di cambiamento climatico e dei suoi nefasti effetti su tutti noi. Si tratta di risorse che rientrano nel patrimonio comune dell'intera umanità, in quanto dal valore di conservazione dipende la vita sul pianeta. E quindi in relazione a tali beni ci sono degli interessi primari e diffusi. Non rileva il profilo soggettivo del singolo e del diritto di proprietà, perché sono dei beni inalienabili e dei beni che non possono essere fonte di commercio o di profitto. Quindi ci deve essere una disciplina unitaria del bene ambiente che unisce all'interesse pubblico generale di rilievo costituzionale, che richiede un elevato livello di tutela. E accanto al bene ambiente unitariamente inteso possono coesistere anche altri beni giuridici, che fanno sempre parte del bene ambiente, ma sono diversi aspetti e ne caratterizzano diversi interessi giuridici. Quindi l'ambiente è una materia trasversale, nel senso che si può parlare sia di conservazione dell'ambiente per le generazioni presenti e future, sia di utilizzazione con riferimento all'ambiente, con riferimento all'abitat degli esseri umani e della natura in sé come valore. Il diritto urbanistico invece non tutela un bene concreto, tutela un bene astratto, ossia quella che è la regolamentazione, la disciplina amministrativa e l'assetto e il corretto uso del territorio. E quindi questa diversità di beni giuridici si riverbera su quelle che sono le conseguenze sanzionatorie e anche gli eventuali procedimenti estintivi delle varie tipologie di reato. In particolare, nell'ambito del diritto penale ambientale, ciò che interessa è la rimessione in pristino, quindi la bonifica del paesaggio e dell'ambiente, alla quale tende tutta la disciplina sanzionatoria in questa materia. Invece, nell'ambito della repressione degli illeciti urbanistici o di edilizi, oltre alla rimessione in pristino e quindi alla demolizione, che poi non avviene pressoché mai, delle opere appositamente realizzate, c'è, diciamo, un meccanismo alternativo, che è quello dell'acquisizione a determinate condizioni del bene al patrimonio dell'ente comune, l'acquisizione
Poi c'è la rimessione in pristino prevista dal codice dei beni culturali, dal decreto legislativo 42 del 2004, che prevedono quindi pluris rispetto alla demolizione e quindi al compimento di condotte che tendono, diciamo, al recupero dell'area, a fargli riacquistare l'originario pregio estetico. Ed è proprio la diversa natura dei beni tutelati da queste diverse tipologie di reati che determina anche le diverse tipologie estintive, perché con la riforma del 2018 si è allargata la possibilità di estinguere quelle che sono le contravvenzioni in materia ambientale secondo la procedura prevista agli articoli 318 bis e seguenti del decreto legislativo 152 del 2006, perché l'interesse dello Stato non è tanto quello di reprimere e diminuire quanto quello di, come nella normativa antinfortunistica, di fare in modo che coloro che sono i contravventori si adeguino a quelle che sono le prescrizioni che vengono dettate dagli organismi di controllo. E quindi gli organi accertatori danno delle prescrizioni, danno un termine per adempiere a queste prescrizioni e per pagare una sanzione amministrativa. Se vengono adempiute tempestivamente le prescrizioni, viene pagata tempestivamente la sanzione amministrativa e il reato si estingue. Questo è un meccanismo per consentire appunto una sorta di ravvedimento operoso e quindi un circolo virtuoso e l'eliminazione di quelle che sono le conseguenze dannose delle leggi. E il presupposto di questo meccanismo estintivo è appunto l'assenza di danno di pericolo concreto attuale alle risorse ambientali e paesaggistiche. Un altro problema la fonte di differenziazione fra le due normative è costituita dalla persona offesa del reato nei reati ambientali ed urbanistici, perché la persona offesa del reato in via generale è quella che è titolare dell'interesse direttamente e immediatamente tutelato dalla norma incriminatrice. Per cui, seguendo questa diciamo, definizione di massima, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nei reati edilizi urbanistici in cui il bene giuridico tutelato, il bene astratto, cioè la disciplina amministrativa e la regolamentazione del corretto uso e servizio del territorio, non è possibile individuare come persona offesa un soggetto privato, anche se ha subito eventualmente dei danni indiretti dall'abuso edilizio, può essere configurato al massimo assumere la qualità di soggetto danneggiato dal reato, ma mai di persona offesa, perché l'unico ente che può assumere la veste di persona offesa è il comune, al quale viene riconosciuta una posizione funzionale e diritto alla realizzazione e alla conservazione di un determinato governo ed assetto corretto del territorio. Il reato di abuso di intervento sui beni che hanno un valore paesaggistico o culturale può avere una natura proprio offensiva e quindi vedere come persona offesa dei soggetti privati, perché il bene tutelato è esclusivamente l'interesse al preventivo controllo da parte della pubblica amministrazione, della sovrintendenza, ai vincoli, diciamo, paesaggistici, ambientali e culturali. Quindi, secondo questo primo orientamento, eventuali danni subiti dai terzi, dai privati, dagli abusi edilizi urbanistici non hanno mai una valenza penalissima. Più recentemente si è sviluppato un altro orientamento, diciamo, intermedio, secondo cui è possibile qualificare una persona offesa anche il soggetto privato quando, oltre, diciamo, alla violazione urbanistica, vi sia una lesione non tanto dell'interesse soggettivo alla corretta regolamentazione del territorio, quanto dei diritti soggettivi, come ad esempio la costruzione, la possibilità di accesso al bene. Tanto è vero che il soggetto privato non può essere persona offesa del reato urbanistico, a meno che non gli venga leso un diritto soggettivo, e che di norma il soggetto privato autore dell'abuso è l'autore del reato, e quindi sarebbe incompatibile con l'essere di persona offesa. E specifiche norme previste dal DPR 380 del 2001, il testo unico sull'edilizia, ad esempio quella di realizzare le opere in conglomerato cementizio armato, non è che sono poste a tutela infatti del privato, ma sono poste a tutela della pubblica incolumità e non del diritto di proprietà. Persino la necessità di ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di determinate opere di lavori su diciamo, degli edifici che costituiscono dei beni culturali
violazioni del divieto di procedere senza autorizzazione è diciamo, una norma che possa tutela solo del patrimonio culturale, ma non dei diritti soggettivi dei singoli e dei privati. Quindi la ratio sanzionatoria del diritto urbanistico edilizio non è la tutela del diritto di proprietà dell'immobile, ma è appunto la pubblica incolumità e il buon andamento della pubblica amministrazione, per cui eventuali diritti soggettivi in essi saranno tutelati da altre norme dell'ordinamento e del codice penale, ad esempio la norma sul danneggiamento del 635 del codice penale, che molto significativamente contempla tra le circostanze aggravanti l'ipotesi di danneggiamento di cose di interesse storico altissimo. Di contro potrebbe diciamo assurgere a un interesse rilevante sotto il diritto penale un danno patrimoniale legato al privato quando l'abuso edilizio sia in violazione anche delle norme civilistiche che compongono limiti al diritto di proprietà e quindi quelli che stabiliscono le distanze, la volumetria, le altezze. Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale viene negativo il diritto soggettivo del privato quando vi sia ad esempio un'ostruzione d'accesso alla sua proprietà. Ed è intervenuta recentemente anche la Corte di Giustizia Europea sanzionando il comportamento di un comune che non aveva eseguito l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo. E questi orientamenti hanno recentemente trovato delle conferme in pronunce successive in altri casi, quale quello di un proprietario confinante nell'ipotesi di un mutamento di destinazione d'uso, ad esempio di un garage o un mini appartamento, oppure della violazione delle norme civilistiche o di violazioni proprio offensive in competenza anche di diritti contro la fede pubblica, di false attestazioni o false dichiarazioni comunque la pubblica amministrazione. Riguardo al diverso settore dei reati attinenti a quelle che sono le violazioni della disciplina sulla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, il bene giuridico tutelato è rappresentato da un ulteriore interesse che è quello della salute pubblica e della salubrità dell'ambiente. E quindi in questo caso la persona offesa è lo Stato o l'ente pubblico o la pubblica amministrazione che è preposta diciamo, alla tutela di questo interesse. In materia ambientale è recentemente intervenuta anche la Corte europea che ha ritenuto che l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo include anche un diritto dei cittadini ad una protezione efficace da parte delle autorità speciali, persino per quanto riguarda i gravi effetti avversi del cambiamento climatico sulla vita, sulla salute e sul benessere degli stessi. In questo caso però persone offese non sono stati considerati singoli cittadini ricorrenti, ma un ente esponenziale, un'associazione di diritto ambientale che era rappresentativa di interessi diffusi. Benissimo. E infine la grande rivoluzione nel diritto ambientale, nella tutela diciamo anche penale, c'è stata recentemente con la novella e la riforma del 2015, anche in seguito diciamo, a quelli che sono stati fatti di cronaca della terra dei fuochi e di gravi danni inferti all'ambiente anche in maniera irreversibile. Non era sufficiente il vecchio impianto sanzionatorio contravvenzionale e soprattutto di prescrizioni brevi, perché a volte i danni poi anche all'individuo e alla salute si manifestano diciamo, dopo lungo periodo di tempo e si scoprono anche dopo lungo periodo di tempo. E quindi è stato necessario riformare in termini di disciplina del diritto ambientale introducendo un nuovo titolo proprio nel codice penale, il titolo sesto bis, intitolato dei delitti contro l'ambiente. La riforma in cosa è consistita? Si sono trasformati, è rimasto il vecchio impianto della disciplina, quello di parte speciale del 152 del 2006, però a questi reati contravvenzionali si sono aggiunti dei reati più gravi, dei delitti puniti quindi con la reclusione e con la multa e con pene sanzionatorie molto più alte, e il bene giuridico protetto è stato individuato in quella che è l'integrità dell'intero ecosistema, con una progressione sanzionatoria e criminosa che prevede pene tanto più elevate quanto più la lesione dell'ambiente si riverbera in conseguenze negative sulla salute dell'uomo. E quindi sono state previste nuove fattispecie incriminatrici e delittuose di inquinamento ambientale, disastro ambientale e di omessa bonifica. In particolare il titolo si apre proprio con la norma del 452 bis del codice penale sull'inquinamento ambientale
e quindi da quelli che erano reati contravvenzionali, reati di pericolo presunto, e quindi dove veniva il rilievo non solo e non tanto il danno, quanto la messa in pericolo del bene e interesse protetto dalla norma incriminatrice, si è passato a dei reati a forma libera e di danno, dove nel caso di inquinamento ambientale il danno è costituito dal deterioramento o dalla compromissione dell'ambiente, che devono essere significativi e misurabili, quindi si è superata la logica delle sostenibilità contravvenzionali. Nel caso in cui poi questo deterioramento e questa compromissione non solo sono significativi e misurabili, ma sono anche irreversibili, addirittura si configura la più grave fattispecie di disastro ambientale punito con pene severissime, che finalmente ha consentito di punire in maniera adeguata le fatti che prima erano quasi privi di tutela. Grazie. Grazie. La dottoressa Claudia Covino. Grazie mille, ho accolto con piacere questo invito di stasera, mi alzo così mi sgranchisco un po' le gambe, sarò molto molto breve. Sento un po' il peso del tema che porto, un po' perché mi hanno preceduto tanti elementi relatori veramente che hanno detto, mi hanno dato tanti spunti per riflettere e per evolvere ancora il mio pensiero, ma anche perché appunto oggi si parla di ambiente, ecologia, sostenibilità e non sempre si sa che cosa si vuol fare concretamente. Rimangono a volte parole, rimangono a volte dei pensieri, delle discussioni, ma spesso ci si chiede come possiamo fare, sono dei, ovviamente delle domande che anche io mi pongo sempre, ogni giorno, e qualche piccola risposta proviamo insomma a riflettere insieme, do qualche mio spunto, qualche considerazione per provare a trovare qualche elemento di riflessione da stasera, da oggi in poi, per il futuro. Intanto, pensando all'uomo che si è andato ad insediare nella natura, nel territorio naturale, possiamo pensare all'uomo che inizialmente rispettava la natura, rispettava le caratteristiche orografiche, le specificità ambientali, rispettava i pendii, rispettava un po' tutte le caratteristiche territoriali, le rispettava e si andava ad insediare. Pian piano si è insediato prima con dei piccoli villaggi, poi con dei caseggiati, poi ha sentito l'esigenza di fare cosa? Di iniziare a perimetrare con delle mura, le cinte murarie, i propri territori, e poi si è dovuto difendere con delle torri. Quindi ha iniziato praticamente ad espandersi, ha voluto sempre poi più espandersi, iniziando a voler anche un po' mancare di rispetto a questa natura, perché si è andato ad insediare nei posti più acclivi, nelle coste frastagliate, ha spesso anche un po' modificato l'orografia, anche la parte idrografica. E quindi che cosa ha fatto la natura? La natura ci ha risposto, ci ha dovuto rispondere, e ci sono degli elementi o comunque dei modi in cui ci ha risposto che sono eclatanti, che succedono una volta ogni tanto, diciamo, no? Delle catastrofi naturali, frane, alluvioni, ma poi ci ha risposto anche con qualcosa che sentiamo tutti i giorni, ad esempio il caldo. Oggi chi non parla dell'innalzamento delle temperature? Se ne parla sia in tavoli così più importanti, no? più settoriali, dove c'è un tema, ma se ne parla anche tra di noi. E quindi che cosa dobbiamo fare? La natura ci ha risposto, ci ha detto di fermarci, ci ha detto che non possiamo più riflettere, ma dobbiamo agire in qualche modo, scusatemi. E quindi che cosa possiamo fare? Possiamo e dobbiamo in realtà ricongiungerci con la natura. Che cosa significa ricongiungerci con la natura? Non cercare di sfruttarla oltre modo a livello urbanistico, quindi non cementificare tutto, ma fare cosa pure? Riutilizzare gli spazi che ci sono, quindi degli spazi abbandonati possono diventare dei nuovi luoghi di inclusione, dei nuovi luoghi dove interagire, trovare negli spazi verdi non solo una funzione ornamentale, perché diciamo che le aiuole, così come le immaginiamo, sono sempre e solo state forse un ornamento, rotonde con,
con i piccoli alberelli, bonsai, però spesso che cosa perdiamo? Perdiamo la comunione con la natura, perché non sappiamo neanche che cosa piantiamo, quindi dobbiamo innanzitutto avere una coscienza ecologica, dobbiamo, che poi ecologia mi rifaccio soprattutto all'etimologia dal greco che significa eco, che da cosa deriva? Deriva da oikia, casa. Casa, è letteralmente casa, poi l'accezione biologica del termine è lo studio delle interazioni tra gli individui. Quindi che cosa facciamo di solito in casa? Ci conosciamo, scambiamo delle informazioni, scambiamo delle cose e dobbiamo che cosa? Sfruttare le risorse disponibili. Anche aprendo il frigorifero dobbiamo sfruttare ognuno a suo modo le proprie, in base alle proprie esigenze, ma anche rispettando le esigenze dell'altro. Quindi che cosa significa? Significa che dobbiamo ritornare ad avere una coscienza sapendo che non possiamo depauperare oltremodo il suolo che non riesce a respirare, oppure immettere in atmosfera delle polveri che respiriamo ogni giorno. Quindi riconciliarci con la natura significa fare piccoli passi, significa avere una coscienza più rivolta ad oggi ma soprattutto al futuro, e rinunciare a dei comfort. Non siamo sempre pronti a rinunciare a dei comfort. Il comfort è anche la bottiglia di plastica. Possiamo portare una braccia, quelle termiche, e possiamo riconciliarci a nostro modo in quel momento con la natura, perché in effetti stiamo dando un'opportunità, quindi limitare l'utilizzo della plastica, riutilizzare una borraccia. Quindi dobbiamo, e chiudo però perché voglio essere più breve possibile, però lasciarvi giusto un mio pensiero che condivido proprio con voi. Dobbiamo cambiare il nostro passo, si diceva prima cambio di paradigma, quindi cambiamento dei comportamenti giorno dopo giorno, nelle piccole cose, pensando che siamo degli individui che non solo con un'accezione antropocentrica, perché siamo stati sempre, da sempre, dominatori della natura, dobbiamo pensare che dobbiamo sfruttare la nostra coscienza per creare delle interazioni con i popolamenti vegetali, con i popolamenti animali, quindi la fauna, la microfauna che abita negli ambienti, negli habitat, che purtroppo sono stati in tanti casi sottratti dall'urbanizzazione, e quindi magari provare a ritrovare in piccolissimi gesti quotidiani una nuova coscienza ecologica per oggi e per il futuro soprattutto. Grazie. Grazie per questo invito a farvi lavare. Ringrazio tutti, quindi buonasera.